Siamo con Angelo Colzani, presidente dell'Agenzia di Bacino, a Busto Arsizio, nuovi capolinea. Che cosa cambia nel trasporto pubblico? Ma io credo che sia stato fatto un grande lavoro di razionalizzazione, come dicevo prima, e sembra quasi che si può, come se uno facesse uno stage, perché questo sicuramente è una bella lezione di tecnica economia dei trasporti, nel senso che si è fatto in modo di portare nei maggiori centri di utilizzo del trasporto pubblico e del resto della città, collegati con le stazioni, e quindi una razionalizzazione importantissima, proprio direi da manuale, quindi questo, ed è un primo atto, poi ne seguirà un secondo. Quindi complimenti al Comune di Busto e complimenti anche al mio direttore, che è di Busto e che è stato sicuramente protagonista in questa, nella riuscita, insieme ovviamente a Stie e ai funzionari nostri che hanno lavorato. Quindi uno scambio ferro-gomma che dovrebbe favorire l'uso dei trasporti. Allora, molti pensano che il trasporto sia una cosa un po' complicata, ma si può ricondurre al fatto di avere orari e coincidenze, di avere delle aree di interscambio, poi ovviamente le tariffe. Qui abbiamo delle coincidenze comodissime tra il treno e il bus, quindi la diversa modalità di trasporto, e questo è un grande obiettivo che, aggiunto agli orari in coincidenza con i treni, ovvero alla frequenza con cui arrivano i pullman, che si chiama cadenzamento, no, nel senso che ciclicamente ogni 30-40 minuti, 15 minuti a seconda di quello che si vuole, in modo tale che il cittadino, come succede negli stati più avanzati, nelle società più avanzate, si deve dimenticare quasi dell'orario, perché sa che magari al minuto tot passa il pullman, e quindi è una facilitazione. E deve dimenticarsi anche della macchina. Questo è un sogno che abbiamo nel cassetto. Tenete conto che purtroppo la pandemia non ci favorisce in questa cosa, perché le paure, poi io non voglio entrare nel merito di vaccinazioni, Green Pass o meno, sicuramente però la ripresa vera del trasporto pubblico ce l'avremo a fine vaccinazione, e credo fra un anno dovremo tornare come prima. Questo però, sicuramente quello che avete fatto a Busto, è un invogliare andare a prendere i mezzi pubblici e quindi lasciare le macchine a casa. Siamo con Anna Rita Polacchini, direttore generale di Stie. Una novità importante, questo capolinea, è il cadenzamento soprattutto dei trasporti e dei pullman. Sì, diciamo che questo nuovo polo di interscambio favorirà la frequentazione da parte della clientela, perché darà la possibilità di interscambiare su tutte le linee urbane ed extraurbane di Busto Arsizio e soprattutto anche con la ferrovia. Per cui ci sarà un orario mnemonico, cosiddetto, nel senso che passerà sempre agli stessi minuti tutte le ore del servizio, e quindi speriamo che questo favorisca la frequentazione da parte della clientela. Ecco, dicevamo difficile in tempi di pandemia dire alla gente prendi il pullman per ragioni di distanziamento, però si cerca di potenziare questo servizio pubblico. Sì, sicuramente, anche perché è dimostrato da studi anche internazionali che il trasporto pubblico non è veicolo, o meglio, non è un veicolo particolare rispetto alla trasmissione del virus, anzi, e questo deve favorire il fatto che crediamo nel trasporto pubblico, nell'intensificazione delle frequenze e appunto nella creazione del capolinea, il servizio, la frequentazione del servizio di trasporto. Si comincia dal 26 di luglio in fase sperimentale per assestare poi verso l'avvio delle scuole. Cambierà qualcosa? No, nel senso che riprenderemo il servizio scolastico a priori come lo scorso anno, come l'abbiamo terminato, quindi con i doppi ingressi, ma stiamo facendo i tavoli appunto con gli istituti scolastici, con la prefettura. Nel contempo questo periodo di sperimentazione ci permette, eventualmente se ci dovesse essere qualche aggiustamento da fare, di farlo, e di farlo in tutta serenità. Grazie mille. Grazie.